In nome del Padre, del Figlio e dello Suo Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Le fedele, ieri, con l'ufficio di nona, dunque verso le 15, si è terminato il tempo pasquale. Ecco dunque con i primi vespri della festa della Santissima Trinità, che si celebra in questa prima domenica, dunque dopo Pentecoste. Inizia il tempo di Pentecoste e questa prima domenica dopo Pentecoste è commemorata nel festo della Santissima Trinità e perciò alla fine della Santa Messa, posto dell'ultimo Vangelo, il prologo di San Giovanni, viene letto il Vangelo della prima domenica dopo Pentecoste, che è il seguente. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata nel seno, poiché con la misura con la quale avrete misurato sarà rimisurato a voi». Egli disse loro anche questa parabola: «Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno entrambi in un fosso? Non c'è discepolo che sia da più del suo maestro? Ma ogni discepolo giunto a perfezione sarà come il suo maestro, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non noti la trave che è nel tuo proprio occhio. Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, tu che non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello». Questo è l'insegnamento della prima domenica dopo Pentecoste, che in un certo senso si spiega da sola. E dopo dunque che è come chiuso, completato perfettamente il mistero della incarnazione e quello della redenzione, con il suo scopo della salvezza del genere umano, e perciò a questo scopo l'elezione degli apostoli, la predilezione di San Pietro, la fondazione della Chiesa su Pietro e gli Apostoli, l'invio dello Spirito Santo, dunque la costituzione di tutto l'organismo per la salvezza, ecco che iniziano quelle lunghe domeniche dei grandi insegnamenti. E uno dirà: perché questo primo insegnamento del rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori? Perché semplicemente è il primo movente di tutto l'agire di Dio. Tutto il movente dell'agire di Dio, della redenzione, è la salvezza dell'uomo. E lasciato così com'era, l'uomo, tutta l'umanità, non aveva altra via che non la perdizione eterna. Questo era. E nell'insondabile disegno della Divina Provvidenza, ecco perché nella festa della Santissima Trinità, o abisso insondabile della sapienza e della scienza di Dio, quanto impenetrabili sono i Suoi decreti, inesplorabili le Sue vie, in questo suo grande mistero Dio dispone, decide di salvare
il genere umano, come anche prima dispone e decide a crearlo con il genere umano, per l'uomo, tutto il resto dell'universo. Vedete, se un po' la nostra mente fosse capace a fermarsi davanti a questa realtà, inizierebbe a cambiare anche il modo abituale di vedere, di capire, di giudicare le cose. Noi siamo abituati a pensare al modo umano, non siamo abituati a pensare al modo divino. Ora, se Dio si è rivelato e Dio ha parlato attraverso i patriarchi, attraverso i profeti, e alla fine ha lui voluto assumere lui stesso una bocca con una lingua e con tutto il corpo umano che ci va dietro per parlare in proprie parole, per insegnarci a ragionare a modo di Dio. Noi che ragioniamo sempre e soltanto a modo nostro. E se poi il modo di Dio va bene, allora acquisiamo. Se il modo di Dio va male, ben che vada, diciamo, non lo capisco, però io faccio come penso io. Però bisogna sforzarsi un po' di più. Vedete, quando noi facciamo qualsiasi cosa, facciamo per uno scopo, e questo scopo è sempre qualche cosa al di fuori di noi. Quando Dio fa qualcosa, può avere uno scopo al di fuori di sé, per la quale ragione fa qualche cosa? No. Tutto quello che Dio fa ha sempre un solo scopo, e lui stesso. E già lì la nostra mente inizia a inceppare, che grande egoista, tutto per sé. Purtroppo siamo fatti così. Rimane vero che tutto quello che fa Dio lo fa per se stesso. Ma se lui facesse qualcosa per se stesso che aggiunge a lui qualche cosa, dovrebbe farlo, come dicendo, prendendo dal suo. Però questo neanche non è possibile, perché se Dio prendesse, come per dire, dal suo per fare qualche cosa, in un certo senso si sdoppierebbe, ma allora non sarebbe Dio. Allora, per rimanere invariato, lui da dove prende? Dal niente. E crea dal nulla. E c'è un nulla più grande ancora del nulla, che è la colpa. Perché al nulla, nulla siamo, grazie a quell'invenzione araba, al zero. Nella colpa siamo sotto zero. Nella redenzione lui attinge al sotto zero, la gratuità, la più totale. Perché? Perché lui. Perché? Perché lui. Perché si manifesta nella sua grandezza, nella sua onnipotenza, nella sua maestà, e quando pesca sotto zero nella colpa, per manifestare la sua bontà, la sua carità, è il suo essere. Andiamo a capire un po' qualche cosa. Non sono parole dette così o insondabile. Abisso della sapienza e della scienza di Dio. Non sono parole dette così per captare l'interesse del pubblico, come i nostri grandi pseudo filosofi teologi che
che coniano dei termini molto benzonanti per mettere tutti in riverenza, o quello che, quanto che sia intelligente quello che dice, non capisci neanche. No, no, qua è la realtà delle cose. O abisso insondabile della sapienza e della scienza di Dio. Talmente insondabile e incomprensibile che infatti poteva solo provocare un scuotimento di testa e dire ma cioè morire sulla croce, ma che senso? Cioè andare a morire sulla croce non ha nessun senso, anzi è uno scandalo. Tu disonori Dio, dici che sei Dio e poi vai a morire in croce. Ma tu blasfemi, gli dicevano i blasfematori, i farisei. E lui sulla croce, Signore, perdona, perché non sanno cosa fanno. Ma dice Sant'Agostino, sapevano cosa facevano. E avevano già la colpa piena caricata su di loro, su quello che hanno fatto, il deicidio. Ma lo stesso non lo sapevano, nel senso che appunto non avevano aperto la mente per loro propria colpa a questo grande mistero. Questa è la grande realtà, dunque, diciamo così, come nella terza parte, anche se sono solo due le grandi parti dell'anno liturgico, incarnazione e redenzione, però che è il grande insegnamento di questa domenica e che fa veramente del cristianesimo una cosa unica, perché se non vista in Dio, il perdono non ha molto senso. E se ha un senso, può avere il senso pagano del forte, che per manifestare che lui è più forte e forse anche per mettere ancora più in risalto che quel misero che gli ha fatto del male è nelle sue mani, per manifestarlo magari lo grazia. Ma non ha niente a che fare con il perdono cristiano, che chiede che io devo perdonare di tutto cuore. Difficile, difficile, non facile, perdonare di tutto cuore, e se ci mettiamo davanti allo specchio della nostra coscienza, lì dove fa male perdonare, il cuore si inceppa alla grande. Bene che si inceppi, perché così io sono arrivato al mio limite e tocco con mano quello che Dio Lubac e il Concilio nega, che è la differenza fra natura e soprannatura. E come esiste? Perché senza la grazia soprannaturale, io questo confine del mio cuore che si incrosta e che non riesce a perdonare, non lo posso superare. È impossibile, è naturalmente impossibile. La ragione per la quale ci voleva un Dio che con un cuore umano perdonava, però azione divina, in natura umana. Questi sono i grandi misteri che ci vengono insegnati, e lì, quando mi sono un po' allenato a questo modo di pensare e un po' abituato il mio animo, e non ci facciamo illusioni, se non ci alleniamo attraverso una pratica esterna, meccanica, ripetitiva, innanzitutto della preghiera quotidiana, del rosario quotidiano, della fermata mentale quotidiana nella quale noi mettiamo accanto tutto il resto della giornata e leviamo la mente a Dio, non ci arriveremo mai, e saremo anche poi impenitenti sul nostro letto di morte, perché non saremo neanche capaci a pensare, a chiedere il perdono. Non sottovalutiamo la gravità del primo comandamento, che si concretizza nella recita delle preghiere quotidiane. E allora, quando avremo però invece, attraverso questa prassi quotidiana, iniziato a penetrare, capiremo meglio le parole del Vangelo, la pagliuzza e la trave,
il perdono e il non perdono, e non ci contenteremo di accantonare l'ipocrisia modernista del buonismo e del perdonismo. Troppo comodo dire io sono per il Vangelo perché condanno il perdonismo e il buonismo dei modernisti, uscieri, ufficiali, esecutori dei piani di Calergi, eccetera, 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 eccetera. Troppo comodo. Se non andiamo oltre saremo dannati come il Calergi. Uguali identici, perciò prendiamo molto sul serio la cosa e nel timore e nel tremore facciamo la nostra salvezza nel nome del Padre e del Figlio, tanto così sia, salutato Gesù Cristo.